Oltre 10.000 biglietti venduti ed entusiasmo che aumenta di giorno in giorno. Clima di forte attesa a Catania in vista della sfida con la Juventus. In programma domenica prossima al Massimino alle 12.30. L'orario insolito non riduce di certo l'interesse del pubblico nei confronti di una gara che ha sempre rivestito un certo fascino, ancora maggiore oggi che la vecchia signora si trova solitaria al vertice della classifica. Ma lo stesso orario ha imposto modifiche nel programma degli allenamenti, ridefinito proprio in funzione del fatto che al Massimino si giochi ad ora di pranzo. Mentre i rossoazzurri si allenano, sembrano destinate a polverizzarsi le ultime scorte di tagliandi, con quelli della tribuna B ormai esauriti e pochissimi disponibili per curve e tribune A ed Elite. Domani e sabato allenamenti ancora mattutini, ma con inizio alle 11, anche in questo caso per abituarsi all'orario di domenica prossima. A giudicare dalle mosse compiute anche stamani, il tecnico Maran pare orientato a confermare la stessa formazione impiegata a Milano contro l'Inter e, sotto questo aspetto, l'auspicio principale riguarda il recupero della migliore condizione fisica per Legno Taglia. Anni fa, a Catania, quando arrivava la Juventus, come testimoniano le sbiadite immagini del 1983, si andava allo stadio 3-4 ore prima dell'inizio della partita, fissato immancabilmente per le 14.30. Si andava con anticipo allo stadio per trovare parcheggio auto, evitare le file all'ingresso e, perché no, per accaparrarsi il miglior posto in tribuna e gustare il succulento pranzo a sacco. Altri tempi, certo. A proposito, le immagini risalgono alla stagione di Serie A 83-84, Catania-Juve 0-2, partita risolta da Rossi e Platini nel finale di gara. Come dicevamo, domenica prossima si tornerà in qualche modo all'antico. Bisognerà recarsi presto allo stadio, subito dopo colazione, visto che arriva la Juve a Catania proprio all'ora di pranzo, alle 12.30, dalle nostre parti l'ora dell'aperitivo. Si prevede il tutto esaurito, sono ancora disponibili biglietti di tribuna coperta, visto che le curve, tribuna B e settore ospite sono sold out. Ci saranno almeno 23.000 spettatori. Bisognerà dunque andare allo stadio per tempo, per vedere se la Juve è davvero così forte, per capire se quella vista in Champions League è la stessa squadra che in Italia strapazza tutti e capire se il Catania di Maran è in grado di compiere l'impresa, visto che la Juventus di Conte non perde in campionato da ben 47 partite. E giusto appunto nella domenica delle elezioni regionali, la partita andava posticipata o anticipata a nostro avviso, il Catania si candida a giustiziere della corazzata bianconera per scrivere un'altra paginetta della significativa storia rosso-azzurra.